Genova, 48esimo Salone Nautico Internazionale, 4-12 ottobre. Siamo allo stand Acquamar, siamo con Lucio. Lucio, innanzitutto se vuoi presentarci un attimo questo stand. Niente, questo è lo stand del cantiere Acquamar, un cantiere siciliano che per il 10° anno consecutivo espone qui al Salone di Genova. Siamo al padiglione est, il padiglione diciamo più prestigioso probabilmente nella tradizione comunque del Salone Nautico. Abbiamo esposto parte della nostra gamma che è composta da 22 modelli, qui abbiamo un modello diciamo per ogni tipologia di imbarcazione. Siamo qui oggi, l'ultimo giorno, dove potremmo tirare a momenti un bilancio che spero sia positivo. Ma quindi com'è andata questo salone rispetto anche agli altri saloni che avete fatto negli anni scorsi? Considerando il terrorismo mediatico che c'è stato in questi giorni sull'economia, sulle vicende della borsa, sull'economia mondiale, penso che possiamo dire che è stato un salone lento ma positivo tutto sommato, non ci possiamo lamentare. Sì, anche perché il settore appunto della piccola nautica, quello che si dice appunto sia un po' più in crisi, in realtà i fatti quali sono? Non credo che sia in crisi, certo la gente oggi magari più che pensare alla barca probabilmente pensa a qualcosa di più concreto, ma ritengo che comunque ci possiamo ritenere veramente soddisfatti. Abbiamo avuto molte richieste, i nostri concessionari, considerato che la nostra rete vendita è composta da concessionari in Italia e distributori all'estero, sono tutti venuti a vedere le novità. Hanno riconfermato in buona parte i numeri dell'altro anno, dico ora sta a vedere se loro stessi riescono a consegnare all'utente finale, al privato, queste imbarcazioni. Per quello che so, per quello che mi hanno detto, hanno comunque realizzato già qualcosa, già sullo stand qua a Genova e venduto al privato. Quali sono le novità principali che avete portato in questo salone? Abbiamo la novità, la chicca nostra è lo Strongile, che è un walkaround da 7,50 m che va ad ampliare la nostra gamma, che è l'eolica bot. Poi abbiamo un cruiser da 7 metri e un open da 6 metri circa. E finito il salone nautico, quali sono i vostri progetti futuri? Ma guardi, il nostro presidente, intanto stiamo un attimino a vedere quello che succede nell'economia globale. Ovviamente la nostra meta è sempre quella di andare avanti, il nostro obiettivo è sempre quello di andare avanti, investire in innovazione e cercare di essere presenti un altro anno qui al Salone di Genova con qualche altra novità che possa accattivare sempre di più la nostra clientela. Bene, ti ringrazio Lucio, alla prossima. Grazie, ciao.